stasera una zucchina ripiena di carne alla romana. L'unica cosa che non è romana in questa ricetta è che non ho trovato le zucchine romanesche, ok? Quindi ho preso zucchine, quelle classiche, sono un po' più acquose. Che facciamo allora? Prepariamo l'impasto come se dovessimo fare le polpette. Quindi parmigiano, prezzemolo, carne, aglio, pepe, sale, uovo e mollica di pane. E poi ci andiamo a mettere, svuotiamo con questo aggeggino o se non lo avete con un cucchiaino le zucchine, le facciamo, le svuotiamo e l'interno vedete, poi lo tritiamo, lo mettiamo insieme all'impasto, non tutto quanto, ovviamente. La zucchina viene vuota così e la mettiamo poi con l'impasto. Finiamo di fare tutto questo lavorino e poi andiamo a riempire le zucchine e andiamo a vedere come si cuoce. A tra poco. Guardato l'impasto e adesso andiamo a riempire le zucchine. Questo è proprio un piatto che mi ricorda la mia infanzia. Mia madre mi ricorda la prima, me, mia sorella, un piatto che faceva spesso perché era un piatto unico, dove si mangiava la carne, la verdura, molto saporito, buono. Ora ci aiutiamo con un cucchiaio e andiamo a riempire l'interno delle zucchine scavate, no? Vedete? Ok, riempiamo le zucchine così. Con l'impasto che avanza ci andiamo a fare delle polpettine. Si avanza l'impasto, di solito avanza sempre un pochino. Finiamo di fare questa operazione per tutte le zucchine, dopodiché andiamo a vedere come cuocerle. Ma tra poco. L'impasto è rimasto, abbiamo riempito le nostre zucchine, eccole, no? E adesso andiamo a formarci le nostre polpettine, che andiamo a cuocere insieme con le zucchine. Facciamo questo lavoretto, prendiamo tutto il nostro impasto e andiamo a cuocere, ok? Tra poco. Sono pronte, ripiene, le nostre polpette le abbiamo fatte, ora che facciamo? Andiamo a rotolare un po' di cipolla, ok? Nel frattempo nella ciotola della carne abbiamo messo dei pelati che abbiamo spremuto con le manine, ora andiamo a mettere questa, lasciamo andare per 4-5 minuti il sugo, ok? Ci aggiungiamo il sale. E tra poco ammettiamo anche le nostre zucchine a trappetto. Ok ragazzi, il nostro sugo è andato per all'incirca 5-6 minuti. Adesso ci inseriamo le nostre zucchine. Zucchine e le polpettine. Quindi prendiamo una bella larga in modo che possa entrare tutto. Le polpettine le tuffiamo nel sughetto e lasciamo cuocere fino a cottura, quindi adesso copriamo con il coperchio, fuoco basso e andiamo a sentire poi ogni tanto con la forchetta le nostre zucchine. Andiamo a girare ogni tanto, piano piano con la forchettina. E poi ogni tanto prendiamo questa e le smuoviamo così, ok? La cottura più o meno 20 minuti, 25, però andiamo a sentire con la forchetta quando sono pronte. Io adesso copro, lascio cuocere e ci vediamo dopo per l'assaggio. Ciao! Sì, eccoci qua, le zucchine ripiene alla romana sono pronte. Le andiamo a assaggiare, eh? Sentite che profumo, ci sfuggono un profumo a tutta casa. Andiamo ad assaggiare, sono bollenti perché l'ho appena fatte, però ci proviamo qua, eh? Buon appetito! Mm.
buonissime, saporitissime. Certo, questo piace tanto ai bambini. Col sugo che, insomma, nella cottura ci potete fare anche la pasta. Buone. Qua, mi raccomando, mi serve mezza pagnotta di pane per fare la scarpetta col sugo. Buona, fatela, mi raccomando, provatela, iscrivetevi al canale, alla prossima ricetta, ciao!